Si è svolto mercoledì 15 gennaio il primo Consiglio metropolitano del 2020. Sei i punti all'ordine del giorno approvati dall'Assemblea. A tenere banco è stata la delibera che prevede l'utilizzo di un debito fuori bilancio per proseguire i lavori per il risanamento conservativo e il recupero a percorso museale degli ambienti interrati del cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi. Il dibattito tra maggioranza e opposizione è stato serrato con la consigliera delegata al patrimonio Monica Marini. Naturalmente un debito fuori bilancio è sempre un elemento straordinario e quindi in quanto tale determina, come dire, una discussione perché si tratta di una procedura particolare che però è stata attivata, lo abbiamo spiegato nell'illustrazione, nel dibattito, insomma nell'illustrazione del dibattito che è scaturita comunque da una procedura diciamo particolare, perché appunto la realizzazione di questo nuovo polo museale che ha comportato appunto il recupero di una parte diciamo immobiliare, di un patrimonio immobiliare, di ambienti anche che non erano fino ad oggi fruibili. Nel contempo sono stati fatti dei ritrovamenti chiaramente di valore archeologico, questo ha comportato come dire tutta una serie di ulteriori lavori necessari, seguiti necessariamente da una ditta specializzata sulla tematica degli scavi archeologici, naturalmente concordata e condivisa il percorso e poi il soggetto affidatario con la sovrintendenza dei beni archeologici, che su questi aspetti naturalmente è l'ente che ha il compito di tutelare questi beni. La replica dell'opposizione è stata affidata alle parole dei consiglieri Enrico Carpini e Alessandro Scipioni. In aula ho sottolineato come non tanto la questione dell'utilità dei lavori che sono stati svolti, il consigliere delegato Marini si è dilungata molto sulla necessità di questi lavori e sul frutto che hanno dato, sull'importanza del percorso museale di Palazzo Medici Riccardi, che assolutamente noi ci sentiamo di condividere e di riconoscere questa importanza. Qui si tratta di un'altra cosa, qui si parla della procedura con la quale sono stati affidati questi lavori, chi ha la competenza per poter valutare questa procedura ha indicato come ci siano state delle irregolarità gravi che verranno sottoposte ovviamente al vaglio della Corte dei Conti, e da parte nostra abbiamo sottolineato anche come l'iter d'approvazione di questo debito fuori bilancio sia stato accidentato. Noi non siamo assolutamente contrari agli scavi, anzi riteniamo sia questo un polo museale d'eccellenza fiorentino. Il problema gravissimo che abbiamo riscontrato è che i revisori dei conti stessi parlano di gravi irregolarità nella procedura d'affidamento dei lavori, oltre che del bilancio. Quindi questa situazione non è accettabile dal nostro punto di vista. È vero che di legge avrà la competenza la Corte dei Conti a stabilire se ci sono stati errori gravi, però sicuramente non possiamo dare l'avallo laddove gli stessi revisori dei conti sottolineano la grave irregolarità in una procedura d'affidamento, perché la cosa pubblica va gestita con la massima trasparenza e con la massima regolarità, in qualunque settore si tratti. Approvate poi dal Consiglio le delibere relative ai lavori necessari per l'eliminazione di infiltrazioni d'acqua dalla copertura del palazzo, aggiornati il regolamento dei servizi di economato e provveditorato, quello di contabilità della città metropolitana e quello per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Di rilievo l'approvazione della convenzione per la messa alla prova presso l'autorità giudiziaria, stipulata tra gli altri da Tribunale di Firenze, Procura della Repubblica, Città Metropolitana, Comune di Firenze e Fondazione Solidarietà Caritas. Sul tema è intervenuto il consigliere delegato alla promozione sociale Nicola Armentano. Credo che sia un modo per invitare davvero la popolazione ad prendere un minimo di fiducia anche con le persone che sono alla fine di un percorso di riscatto in merito ad una condanna, e quindi è un modo anche per far riprendere un minimo di sicurezza anche a queste persone, perché trovarsi da un luogo chiuso a un luogo aperto senza un minimo di preparazione a riprendere quelle che sono le normali abitudini, credo che potrebbe essere anche non facile da superare. Invece questo è un percorso davvero intermedio, dove si dà un giusto valore anche ad una forma di recupero sociale.